siamo qui, sì, per aprire i pacchi che ci avete mandato. Sì, qualcosa come 4 mesi fa. Vabbè, non siamo riusciti, scusate, no, siete comunque bucce ad averci rimandato. Sì, grazie mille. Vi ricordiamo che il nostro point posta, yes, è via Balbi, Ottica Moradei, che si trova in via Balbi 111 Rosso 16132 Genova. Allora, abbiamo ben due pacchi. Uno viene da... Oh mio Dio, questo pacco c'ha i glitter. No, quindi... scusate, 16126 Genova. Va bene, l'infobox. Esatto, allora, apriamo prima il pacco con i glitter o quello senza? Quello senza, dai. Quello senza. Ok. Abbiamo questo pacco che viene da... Ne abbiamo detto di dove viene. Allora, questo qui non c'è scritto perché... Ecco perché... non c'è scritto da dove arriva, forse... Aspetta un po' che li qua dentro. Forse qui dentro? No. Allora, lo scopriremo dentro al pack. No, non c'è proprio scritto da dove arriva, sicché niente. Allora, no, c'è un disegnino. Oh, oddio, è bellissimo. Che carino. Allora, c'è Sbraffani Fannanni, scritto tra l'altro, disegnato a mano. Sì. Con una cacchetta, perché una lumaca? La bava di lumaca? La bava di lumaca. La farfallina, la coccinella, il girasole, carino, e le cacchette, la mosca sulla cacchetta. Ma ovviamente. Questo lo potremmo attaccare, non si sta... Non, spo. Non si sa. Non si sa. Non si sa. Non si sa. Ma lo attaccheremo. Molto bene. Molto carino. E firmato Fede. Ah, quindi grazie, chiunque Fede. Tu sia Fede. Grazie mille. Sarà davvero. Sarà mica Emilio. Può essere, sì, assolutamente. È molto bello. Molto bello, sì. L'hanno allora, si è un po' spigazzato, ma vabbè, lo raddrizzeremo, sì, a suoni scorretti. Assolutamente sì. Poi all'interno c'è... c'è una... Ma per te. Come per me? Eh sì, è per te sicuramente. Ah, perché di sicuro... Beh. Oh, ma che cara. Allora aspetta, c'è qualcos'altro qua. Ma che cara! Allora, qua c'è una penna. Cos'è? Un come si chiama? Una penna touch. Che bella, è fucsia. È fucsia, una penna touch. Ma grazie. No, ma non è che tua, Dani, questa? Questa bella. Che, ma wow, che figa. Ma dell'Invicta. Wow. Ma bellissima. Ma che bella. Non sapevo che l'Invicta si desse i colori fighi. Grazie mille. Veramente per... Cioè, Dani, scusami, ma è proprio la mia. È ma scusami, ma l'apertura... Ma dov'è l'apertura? È qua. Ma dai, quindi è enorme. Eh sì, è enorme. Ma che figo, aspetta. Ma è bellissima. È molto bella. Sì, sì, assolutamente approved. Grazie mille, sei stata pochissima. E questo ricordati che lo appenderemo. Lo appenderemo sicuramente. In un posto molto speciale. Sì, molto speciale, grazie mille per aver pensato anche a me. A questo punto, No, a questo punto apriamo l'altro anche questo video. Sì. Sì, sì. Sarà bene troppo corto. Allora tanto questi qua, Dani, li possiamo recuperare. Aspetta, mettiamocene uno qua. Allora, quei cretini che hanno inviato il pacco hanno attaccato l'adesivo della spedizione, sì, sopra a un foglietto che costei o costui ha scritto. Però ho intravisto che c'è scritto per Stefi e Dani. Esatto. Guai a chi lo tocca. Hai capito, vicino? Hai capito, vicino? Ecco. E questo pacco arriva dal Venezuela. Sì. Ma quelli ci saranno? Tenerife. Santa Cruz. Tenerife. Tenerife. Santa Cruz e Tenerife. Come, scusa? Santa Cruz e Tenerife. Come Munich, Cruz, scusa. Mi sembra evidente. Io prevedo una trollata, non so perché. Dici? Perché è troppo carino fuori, quindi magari potrebbe. Uno dice, oh, che carino, e poi dentro, vediamo, c'è un cagatone biblico. Molto bene, che avrà fatto. Ma guarda, ha foderato l'interno del pacco. Cioè, ragazzi, c'è scritto? C'è scritto Loffa. Loffa Dani. Dani, dai. È il cuoricino. È il cuoricino, ma con tutti. No, allora, ragazzi, qua c'è scritto Loffa con i glitterini. Qua c'è un cuoricino. E qui c'è scritto Dani. Ma che cara, è bellissimo. C'è una cartolina. Allora. No! Ma è non so se lo vedete. Ma si vede lì? Sì, un po' sì. Vedi. Oh mio Dio, bellissimo. È allora, bellissima. C'è scritto dietro qualcosa. Ma è meraviglioso. Allora, c'è scritto: io vi seguo dal 2014, vi guardo ogni giorno e ogni giorno schiatto dalle risate, siete i miei youtuber preferiti. Ho fatto questo piccolo pacco per una piccola dimostrazione di affetto, anche se vi voglio troppo bene. Qualche cosa non regular l'ho messa. In fondo voi non siete molto regolari. Absolutely yes. Grazie. Grazie, com'è che si chiama? Ma sei un amore. Da Marcucci 824. Scusate la mia scrittura di merda, non ti preoccupare, che con Dani. Grazie Marcucci. Questo cos'è secondo te? Boh. Marcucci 824, grazie. No, aspetta, grazie, non è 284.
Ah, ho tutto 4, azzeccato. Ho tutto 4. I love animals. Sì, assolutamente bella. Bellissima. Bellissima. Anche questa sicuramente un posto ce lo troveremo. Assolutamente. Chissà. Chissà. Chissà dove. Chissà. Chissà. Provate a scrivere. La finiamo? Ma le gemelle Kessler chi? Cioè. Allora, tutti i pacchi sono impacchettati come l'impacchetta la Stefani solitamente. È vero. Quindi. E ora cibatevi. Ah, cibatevi. Oh, stavo leggendo cambiatevi. Cioè. Allora. Cibiamoci, apriamo. Cibiamoci perché parla con il cuore. Io continuo ad avere paura. Vediamo un po', vediamo un po'. Che cos'è? Oddio! Oh, ci cibiamo, sì! Ci cibiamo, ci cibiamo. Guardiamo. Sono anche scaduti. Ma davvero? Sì, ma chi se ne frega. Sono dolci. La mettono per cosa, ma in realtà non è scaduto. È colpa nostra però, perché abbiamo aspettato 4 mesi. Quindi ce e lo quindi meritiamo. Ce lo meritiamo e li mangeremo. Esatto. Non succederà nulla. Vivo, vivo. No, figura. Ce la aspettiamo, cosa sì, dici? Sì, assolutamente sì. Tra l'altro io adoro i Nutella Belly. Sarà la forma, non lo so. No, lo sai molto bene. Lo sa molto bene. Tanto che ha fatto proprio boccone capellare. Tu. Perché ti è piaciuta più la sostanza, infatti. Ma che dici? Ah no, guarda, l'ho girato. Buono. Grazie. Dai, cara. Ma l'hai mangiato senza aprirlo. Ma che bestia di Satana sei. È vero, effettivamente sì. Ecco. Le cose non scadono neanche quando finirà il mondo. Infatti. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Apriamo quest'altro pacchettino in cui c'è scritto per Dani. Oh! Aspetta, c'è un altro foglietto. Ah. Sarà un indizio. Questo te l'ho regalato solo per la reazione. Con la musica sad. Con la musica sad. Vediamo. Sento puzza di trollata. Vediamo, vediamo. Soffermiamoci sulle narici. Non ce la farà tanto a fingere. Assolutamente no. Grazie. Ci metterò tutte le carte di credito che non ho. Però sai perché lo terrò? Perché lei sarà estremamente invidiosa di non averlo. Te lo giuro, sto dicendo, puoi tenerla solo per farmi rosicare. E quindi la terrò sicuramente. No, effettivamente ho un po' di tessere sparse qui e là. Non è la tessera della COP, non so, infatti, degli amici del dildo. Infatti, però ho un po' di tessere sparse qui e là e la terrò per quello. Grazie, in realtà lo sto molto apprezzando, grazie mille. Pensavi, Vabbè, avessi tenuto una cosa sul tavolo. Allora, qua non c'è scritto di chi sia, io apro. Sì, apri. Apro evidentemente di tutte e due. Non vorrei che magari si fosse perso da qualche parte il bigliettino. Allora qua essere. Aspetta, c'è qualcos'altro sotto. Qua abbiamo, che carina. Oddio. La pasta flessibile e faticante. Ora la apriamo e la proviamo. Non ti viene quello di fare. Sì, così. Sì, ma magari un po' meno speciale, hai capito? Puzza. No, ma è un po' pizzicoso. Prendine un po'. Oddio, che carina. È morbidissima. Oh mio Dio. Oh mio Dio. È morbidissima. Ma che sta? È bagnata quanto... come la tua fregna. È bellissimo. Anche il colore è un po', Non c'è dei problemi. Non so cosa la tua faccia. Vediamo chi fa la pallina più bella, vai. Okay. Lo chiamavano Giotto. Beh. Aspetta. Allora, certo, aspetta, diamoci tempo. 10 secondi. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ma che è una pallina quella? Ma come che. Ma cos'hai nelle mani? La levigatrice? Quando ti lavi il culo ti togli i pezzi di parti vitali. Ragazzi. Sì. Ecco perché ce l'ha corto, perché quando è nato era così. C'ho le schegge di cazzo in casa. Oddio, che bello. Comunque questo qua assolutamente pezzoffa, prova. Ah, provatissimo. Sì, sì, sì,
approvatissimo. Ti piace, mettiamo bene dentro. Ti piace. E pesca. E ci giocheremo spesso. Chissà dove. La deficienzitude. Ok, pesco. Ma è no, non è 9, ma è pesante. C'è un adesivino. Ma no, è un costorino. È stupendo. È bellissimo. Sembra una nana. Ma facciamo tipo la fotocopertina. Ora ci è venuto in mente, bravissimi. Prendi noi lo sbraffani fannani, io prendo questo. Passa il tempo, ma sempre molto variopinti, ragazzi. Ma ormai è il nostro marchio di fabbrica. Ovololiamo. Bravissima, la faccia da ovololo. Che cosa ci sarà mai? Non c'è scritto nulla, no. Cos'è? Cosa c'è dentro? È uno slime. Ma sì, è uno slime con dentro, ma cos'è? Vedete? Aspetta, c'è scritto sopra. C'è una LOL dentro. LOL Surprise. Oh. Questo è veramente unto come la capocchia di Dani. Anche il suono Asmr. Ma perché mi devi schizzare i piedi? Asmr. Ciao a tutti i feticisti. Asmr. Profuma? Sì. È vero. Tiriamolo fuori tutto. Non guarda, mettetevi le cuffie, ve lo consiglio. No, tanto. Aspetta che... Ok. Tira via la sorpresa. È bagnatissimo. È una calamita, sai. È vero, ma che carina. Guardate, è Marilyn, mi sa. Eh sì, è vero. Ma che bello. No, ma non aveva gli occhiali da sole, Marilyn. Vabbè, non ha mai avuto problemi di vista, non so. Ma quanto è bello. Scusate, ma è diviso in parti uguali. Questo è quanto mi è rimasto. Torpi, balle. Ecco, ecco, vedi. Oddio, è bellissimo. È stupendo. Yolanda, sweet. Che sembra bello. Gelatina. È vero. Comunque profumatissima. Sa un po' di... Oddio, sai cosa mi ricorda? Quello sciroppo che prendevo per la tosse qualche anno fa. Mi sta venendo da vomitare. Magari ti avrà via. Però è bello. Grazie mille. Sì. Ce la mettiamo dentro. Questa è una calamita. No, non è una calamita. No. Allora non la metteremo chissà dove. Esatto. Però può essere tipo portachiavi. Ciao, sì, pesca. Ma quanta bella roba. Ah sì, ho detto magari ho preso un pezzo di carta. Ah, quella è una serpente in terra. Oddio, una collanina. Oh, carina. Che bella. Bella, con il cendolino con ma i dai, gatti. Ma dai, che... Perfetto. È color sciordalina come piace a me. È bellissima, scusate. È molto bella, sì. Sì, ci piace. Brava. Aia, un altro. Un altro. Abbiamo un'altra LOL. Altro slime. Il tricheco. Ma dove è finito quell'adesivino carinissimo della nana? Qui. Lo voglio tenere, sembra troppo la nana. Allora, qui sento puzza di un altro slime. Esatto. Ma c'è una biglia dentro stavolta. È vero, non c'era nell'altro. Aspetta, non è che l'abbiamo visto. Non c'è. Beh. Puzza? Non so. Tu hai mai... Ho capito cosa. Prova a vedere se si illumina. Sbattila. Ha una pila, dovrebbe illuminarsi, sennò... A cosa serve? Ora qua abbiamo Lady Gaga, no, la figlia di Lady Gaga e Carlo Conti, perché come potete vedere... Allora è Nicki Minaj. Eccola qua. Nicki Minaj. Oddio. Ma no, non si illumina. Prova a metterla qua dentro, magari... Là in fondo. Cazzo. Non si illumina. No, non si illumina. Scriveteci tra i commenti se sapete come adesso fare. Adesso tutti i commenti saranno cosa. Ma basta poi culino finale. Però aspetta, vabbè. Non è che bisogna togliere il sigillo? E dov'è il sigillo? Va. Molto bene. Scrivetecelo tra i commenti. Grazie. Non va, ok? Non va. Ditecelo perché noi non siamo capaci. Ok. Mettiamo tutto dentro. Questo bella. Il palleno. Quante slime. Oddio. Qua mi sa che è una lattina. È una lattina questa. Sa che no, c'è il bigliettino. Ah,
Allora, avete sete? Ecco la bevanda per voi. Ehi, come hai fatto a indovinare? Ho sentito il peso. Ah, molto. Comunque, io spero che non sia il bianco spino. No, io non lo bevo. Bianco spino liquido. Guarda, io mi aspetto di tutto dalla gente che ci segue, perché siete brutte persone come noi. Facciate meglio di noi. Ma beh, meglio di te non è che ci voglia un genio, insomma. Che cos'è? Ah, la Fanta all'uva. Ah, la Fanta all'uva mi sa che l'abbiamo già assaggiata, però ce la assaggiamo lo stesso. Ma ed è senza zucchero? Sina zucca. Senza zucchero? No, io mi ricordo lo zucchero. Ma molto meglio. No, vedi? Bene, ora ci facciamo un drink. Ci facciamo un drink. Vedete questo però. Sì, questo non è scaduto. Alla salute di chi è che ce l'ha mandato su pacco? Che è frizzante però. Ce l'ha mandato quella con il nome. Ah, con giusto, il, con giusto. Il nickname. Marcello. Marcucci. No, Marcucci. Grazie Marcucci. Io però ho paura che... Anche in sto video ci sbrodoliamo la bazzana. Ogni volta. Oggi mi ha fatto spaventare anche attraverso il finestrino della macchina, cioè per capire. Io ero in moto, lei era in macchina, io ci sono passata accanto. Boh. Wow, ma è vino. Questo è vino, eh. Uva chimica. Sì. Vino tradotto. Non mi piace sinceramente. È troppo dolce, sa di uva chimicissima. No. Sarà che ho appena bevuto il succo tropicale, magari. Tra. No. Limited edition, e grazie a Dio. Diciamo che pezzofa non ho proprio. No, purtroppo questa. Però è molto carina. Sì. Tienila la confezione. Mi fa cagare, ma sto continuando a bere, non so perché. Forse allora. Che c'è scritto? Per Dani! Oh. Per Dani! Secondo me, fammi provare, una sveglia. Una sveglia? Dici? Ma cos'è? È un gioco labirinto! Un gioco labirinto! Lui è un'intelligenza superiore alla nostra. Ma infatti, che non sono mai riuscita a fare in vita mia. Ma lo sai che forse dentro c'è qualcosa? Perché mi sembra di aver visto una volta su un sito che dentro, se tu risolvi l'enigma, si apre e dentro c'è una sorpresa. Come fa ad aprire? Ora dentro ci sono 1000 euro, non lo saprà mai. Ma no, non c'è nulla dentro. Ah no? No, oltretutto non riesco manco più a far uscire la pallina. Non so come manca. Ecco, la prende qua. Ecco, ok. Ma devo fare il percorso stando attento a non farla cadere. A non farla cadere. Ma come? Sì, scusa. Però sai che quando cacchi questo è comodissimo. Oh. No, in realtà no, perché ti blocca lo stronzo. Ci sono. Ah no, aspetta. Fatto. Ce l'ho fatta! Ah, faccia per faccia. No, vabbè, che figata. E quindi però devo far tutto. Che figo. No, è caduta. Ci giochi dopo, sì. Lì. Grazie mille. Per Dani, che bel adesivo. Ah sì, apro io allora. Sì, lui da. Presidente, sa di essere Dani. No, ma dai, ma è stupendo. È stupendo, come direbbe. È bellissimo. Malgioglio. Il lavantino, dai. Il lavantino. Mi sfotte perché ho scritto lavantino l'altro giorno. È mia, non è tua. È mia e non che è tua. Bella! Grazie, è stupenda. È una matita con la bandiera United Kingdom. Tra l'altro quella è una gomma. Eh certo. Però si rovina, quindi no, infatti non la userò assolutamente mai. Poi abbiamo questo. Oddio, ma che adesivi stupendi. Quanti bei soldi, che bello. Guarda che belli. Bello, sì. Chissà di chi sarà. Boh, sarà tua probabilmente. Non lo so, perché si è staccato. C'è un'altra penna. Se avessi. Che bella. Una penna verdolina a Poiz. Vediamo se è verde. No, non penso. È verde. È verde. Che bella! Molto bella, assolutamente approved. Bellerima davvero. Vai. Che cazzo. Per Dani. PS finiti. Finiti animali. Finiti animali. E siamo un po' confusi. Ah, forse gli adesivi. Ah, ok. Che cara. Ho tenuto pure a precisarlo. Oh, ma c'è un bigliettino dentro. C'è una bella penna con un bigliettino dentro. Leggiamo il bigliettino. Che scemo che.
c'è scritto, allora, ovo lollo. Sono lollo. Barcollo. Barcollo ma non mollo. Io dico così. Sveglio al mattino. Grazie mille, perché avere una penna nella borsa è sempre una cosa ottima. È vero, si deve fare un autografo ai fans. Oh, che bella, la penna blu. Grazie mille. E questa è per moi. Tu amo, eh? Non vada a rompere, cazzo. Esatto. Tra l'altro. Vedo qualcosa di rosa. È una matita, mi sa. Aspetta, il tappo è dentro? Eh sì, immaginavo. Ma che figo, ma puoi cambiare le cartucce e sono... i colori. Ma è una matita, no? No. Sì. Ah. O no? È un pennarello? No, no, è una matita. Cos'è? È molto faica, però non ho ancora capito se è pennarello o matita. Molto bene. Matita. È matita. Dai, matite colorate così. Ma che carina. Che figata. Vedete, all'interno ci sono diversi colori e lei può cambiare. Esatto, molto carina. Ci piace. Assolutamente approved. Quindi. Grazie, direi che abbiamo finito. Questo è tutto. Controlliamo ancora, non si sa sì. mai, ma direi che questa sia tutta pensiamo di carta. Sì. Che carina. Guarda, sei stata... Carino o carina? Non lo sappiamo. Carino mi sa perché Marcucci. No, infatti. Mi ricorda Marco, ma non è vero. Sei stato molto carino a. Molto carino? A fare perché c'è. Per anche solo che metterti a rivestirlo, esatto. Scrivere i nomi, tutto qua. Ma poi c'è proprio il pensiero. Cioè, assolutamente gentilissimi. Sono cose che ci fanno un piacere, dove sì, avete idea. Vero. Allora, grazie mille per aver seguito questo video. Scusate se ci abbiamo messo un po'. Presto ci saranno delle simpatiche surprise. E niente, che dire, se volete inviarci qualcosa, ricordatevi, lo troverete giù nell'info box, di inviare il pacco Ottica Balbi. Ottica Moradei, via Balbi 111 Rosso 16 126 Genova. Ricordandovi di scrivere nel pacco per Dani e Stesi, esatto. Perché siccome è appunto il negozio di ottica di suo cugino, se non vede che c'è scritto il nome lo apre giustamente, lo apre, non è esatto. Che e però vorremmo fargli trovare i nostri liti perché sai non si sa mai, no, cioè, ci teniamo. Abbiamo uno smercio un po' così. Molto bene. Ciao a tutti. E ciao dalla Rufina. E dal pazzo di Dani che sì, è ancora vivo. Sì, perché me lo domandano ogni giorno. Esatto, sono ma vivo. Ogni... E poi c'è su Instagram le file, cioè ogni tanto sbuchi. Ma poi quando sei vivo. Non mi caga nessuno, molto bene. No, neanche YouTube che gli toglie addirittura il diritto di vivere. Esatto, della serie. No, Ciccio, non va bene. Non okay, va bene, grazie. Devi essere produttivo. Non vai bene. Non vai bene, grazie. Bene, questo è ciò dalla Rufina. Via. Cosa?